Ciao ragazzi, perdonate le condizioni, non so veramente in che modo io mi stia presentando su questa piattaforma pubblica, ovvero YouTube, ma sono tipo appena tornata, cioè sono appena tornata da lavoro e ho queste scatole che devo assolutamente farvi vedere perché prima di tutto voglio iniziare ad indossare il contenuto di queste scatole e secondo luogo perché mi sembrava cosa buona e giusta. Comunque, oggi nuovo video shopping haul più try on, ovviamente. Questo sarebbe il più. Perché sapete che vi faccio vedere sempre i video indossati. Sempre tutti i capi indossati. E ragazzi, oggi sono veramente in trepidante attesa perché praticamente vi metto delle clip che riguardano il pacco che mi è arrivato qualche giorno fa. Io praticamente ero appena rientrata da Milano e ad aspettarmi c'era un pacco enorme. Ma avete presente di quelli che vengono messi sotto l'albero di Natale? Ma era una cosa immensa. E Domenico non vedeva l'ora di sapere il contenuto. Io gli ho detto sicuramente che sarebbe stata una cosa inerente a dei video, non sapevo cosa, e quindi volevo spacchettare la live con voi. Perdonerete la curiosità di Domenico. Vi lascio a questo. Sono molto curiosa. Ti stai emozionando? Ah, ma sono tre. Aspetta, togli la plastica. Vieni. Vale, mi piace. Qui c'è il nostro. Vai. Oh! Ah, mi sono arrivati qui dentro i vestiti. Wow! Che carina, così puoi usare le borse. Grazie Dodo per averci aiutato. I piedi ringrazio. Allora, il tutto mi è arrivato all'interno di queste boxes e sono tre boxes, tutte quante aventi la stessa medesima fantasia, ovvero questa bandiera dell'America che voi se mi conoscete sapete che io appena vedo qualcosa targato America, USA, io muoio, svengo. E sono rimasta veramente colpita e dopo mi si è accesa la lampadina. Ovviamente io ancora vi dico il brand del sito in questione, ma vabbè, mi perdonerete anche per questa svista. Il brand di oggi, ragazzi, è Loopsona. I veterani si ricorderanno infatti che tempo fa avevo collaborato con loro e fu proprio il primo sito internet che mi chiese di collaborare in cambio di vestiti e mi hanno mandato appunto un pochino di cosette che vi voglio far vedere. Vi dico già che questo sarà l'haul dei maglioni perché ho preso tantissime cose. Ovviamente ho già sbirciato, ma va bene, però vi volevo dire che tutto quanto è arrivato all'interno di queste tre scatole per il semplice fatto che io avevo spuntato la casellina di gift boxes, quindi che tutto dovrebbe essere stato inserito all'interno di scatole regalo e trovo che questa sia un'idea veramente molto bella perché invece di accumulare tanta plastica quando ricevete questi vestiti, accumulate queste scatole che sono veramente utili perché io qui dentro tipo ci metto le cose vecchie oppure posso metterci, non lo so, trucchi. Ci sono veramente tantissimi modi per riciclare le scatole. Quindi, fatta questa premessa ecologica, che mi raccomando, sostenete il pianeta, Greta, io sono con te. Siamo qui. Ok. Capo che vi mostro è una cosa un pochino primaverile, un pochino estiva, ma quando l'ho vista sul sito mi sono completamente innamorata e penso che vi innamorerete un po' tutte voi se amate i miei gusti. Non vi preoccupate perché vi metto il try on adesso e vi dico tra l'altro che ancora provo questi vestiti. Comunque, questo qui è un vestitino con tutta la trama Pizzo Sangallo e veramente quando l'ho visto, spero mi si chiuda ragazzi, perché sembra piccolo, però va bene, io quando l'ho visto mi sono completamente innamorata e ha anche le maniche a tre quarti, è di un livello di bon ton pazzesco, però soprattutto mi piace anche abbinato al color cuoio, con dei sandaletti color cuoio, casomai un po' alla schiava. Non lo so, è veramente stupendo, ha anche il colletto un po' pronunciato e c'è poi la cerniera sul retro, quindi come cacchio me lo provo adesso questo? Chi me lo chiude? Quando l'ho visto non ho ben capito cosa fosse perché, insomma, visto così,
Poi ho ricollegato che era praticamente un toppino, lascia un bel po' di schiena scoperta, però mi è piaciuta soprattutto per la parte frontale, perché questa qui poi si stringe in questo modo. Fate finta che questa sia la mia vita, tipo bouquet. Si stringe in girovita con questa cintura che è fatta veramente molto molto bene e niente, quindi poi vi fa il punto vita e voi avete tipo questo sboccio di tessuto davanti sulla parte frontale. Comunque indossato ve lo farò vedere e spero mi vada. Cosa estremamente casual, ragazzi, ho preso questa t-shirt che non è assolutamente da me, però mi è piaciuta, non so perché. Ha praticamente un richiamo verso i tarocchi, penso che si dica così, se qualcuno è a conoscenza in maniera più dettagliata del tutto me lo faccia sapere qui sotto. Però mi è piaciuta perché è una maglietta molto molto over, l'ho pensata per andare a dormire tipo pigiama, cioè io non so perché, ma a me piace dormire con le cose larghe. Mi sembra che non arrivasse alla XL, quindi mi sembra di aver preso una L, ma casomai mi sbaglio e quindi ve lo lascio sempre qui sotto. Comunque, ragazzi, vi devo dire che Lupsona ha, secondo me, rinnovato il suo sito perché ci sono dei capi bellissimi che prima, nella precedente collaborazione, non avevo visto. Sono veramente stupendi, uno più bello dell'altro, adesso li vedrete tutti. Andiamo avanti e qui tocchiamo un tasto dolente per alcune, dolente un po' meno per altre. Però è il tasto Animalier. A me l'Animalier piace moderato, non mi piace un total look Animalier. Quando ho visto questi pantaloncini, veramente mi sono innamorata. Sono stupendi e li immagino con t-shirt nere o bianche, insomma, veramente qualcosa di basic. E sono vita alta e soprattutto sono elasticizzati. E poi hanno questo leggero volant qui sopra che mi piace tantissimo. E poi, insomma, i pantaloncini in estate si mettono così, come stendi la crema solare, quindi. E poi costano una sciocchezza. Cioè, sono a metà della prima scatola, vi ho detto tutto. No, vabbè, arriviamo a questo, ragazzi. Stupendo. Oh, lo sto adorando. È una casacchina completamente trasparente, un pochino puff. Poi ha l'elastico con queste mezze rouge, non so come definirle, ma mi è piaciuto subito. Guardate quanto è bello. Io poi lo indosso non solo con il reggiseno sotto perché mi vergogno, lo metto con la canotta bianca, bella fatta bene, insomma, non una canottiera che compri così, però il risultato finale è stupendo e secondo me se abbinate questo, vabbè, ad un pantalone nero sartoriale, quelle cose lì, fate un figurone, ma se lo abbinate ad un jeans e anche a una sneakers, siete casual ma chic allo stesso tempo. Claudia passione camicette bianche e ne ho presa un'altra. Questa qui è molto più casual rispetto a quella di prima, rispetto a quella che vi ho appena mostrato, però ha comunque un richiamo bon ton, è comunque molto delicata. Ha questa trama che non so se riuscite a vedere, il colletto è alla coreana e poi mi piace tanto la chiusura frontale, è veramente super semplice, molto chic, però comunque vi riveste al tempo stesso ed è morbida, non è di quelle camicette aderenti. Eccoci arrivati ad un capo che veramente sono stracuriosa di indossare perché quando l'ho visto sul sito mi ha colpito tantissimo. Dal vivo sembra un pochino più scuro di quello che in realtà era sul sito, ma mi piace ugualmente. E sto parlando di questa mega camiciona, di questa maxi camicia modello Safari che però va stretta in girovita, che ha appunto la sua cintura qui. E questa qui è proprio una classica consistenza autunnale slash primaverile. Se poi la volete indossare in inverno, dovete stratificarla perché altrimenti morite di freddo. Anche questa è un pochino over, voi se mi conoscete sapete che io non vesto completamente attillata, mi piace insomma giocare con le proporzioni, se sopra metto qualcosa di over, sotto mi stringo e viceversa. E poi c'è un richiamo di bottoni neri, in questo modo può spezzare un po' il tutto. Questa veramente sono stracuriosa, stranamente di questa c'è scritta la taglia, questa qui ho preso una small e comunque vedete che è bella morbida, è bella ampia. Questi sono bene o male quasi tutti i capi che voi potete indossare anche a scuola, anche all'università, potete giostrarli tranquillamente. Quindi su questo sito, se volete risparmiare qualcosa inerente al fast fashion, vi consiglio di darci un'occhiata anche perché c'è il codice sconto attivo per voi. Iniziamo la sessione maglione, è il classico maglione grigio che tutti devono avere nell'armadio. Ovviamente ho un maglione over. Tanto per cambiare, ma mi è piaciuto per la particolarità delle rouge che contornano tutta la lunghezza della manica fino alla fine. Il collo è abbastanza ampio, quindi sicuro metterò una sciarpa e mi è piaciuta anche la punta di grigio, perché non è un grigio topo, non è un grigio un pochino più pesante, bensì un grigio quasi ghiaccio, quasi come la felpa che ho indosso adesso e quindi questo a me abbinato con un rossetto rosso fa impazzire. E la cosa bella dei maglioni over è che se ci mettete un cinturino sotto in girovita
lo rendete ancora più carino, ancora più chic. Bene, avete presente tutto quello che ho detto inerente al maglione grigio ghiaccio che vi ho appena mostrato? Sì, dimenticatelo perché vi presento il maglione grigio topo. Ma io che credibilità ho in questi video, ragazzi? Ma io lo so che mi credete perché se mi seguite mi credete e vi fidate di me. Quindi questo, ragazzi, l'ho preso più che altro per la perlescenza che lo contorna. Cioè, se non prendevo questo maglione non ero io. Guardate quanto chic, quanto è bello. No, vabbè, sono innamorata. Anche questo è un modello molto molto comfy, abbastanza abbondante. L'unica cosa è che arriva a livello jeans, quindi a livello vita. Non è un pochino più lungo, non è un pochino più corto. È proprio il classico maglioncino e mi piace anche l'altezza del collo. Bello così è caldo. Seconda box terminata. L'altro maglione, ragazzi, è questa meraviglia qui. Oh! In videocamera è completamente rossa, invece dal vivo è più un bordeaux, molto più scuro. Quando c'è il collo alto che io amo, aspetta che ve lo giro, lo voglio mettere subito, è stupendo! Io trovo che i maglioncini rossi siano di un'eleganza assurda, veramente stupendi. E anche questo qui è bello morbido, bello coccolo, così non... Perché sapete, allora io adesso vi do una dritta, ragazzi. In inverno si tende a mangiare un po' di più. Ok, se voi indossate qualcosa di un pochino più comfy, di un pochino più abbondante, poi non si vede che siete gonfie, non si vede, quindi comprate qualcosa di una mezza taglia in più perché poi mi saprete dire. Anche se io l'inverno dimagrisco sempre, in estate ingrasso. Ditemi voi che cos'è questa cosa, ma è così, questa è la mia realtà. Stesso modello di quello che vi ho appena mostrato in bordeaux, l'ho preso anche nero perché mi sono accorta che non avevo maglioni neri in questo modo e quindi l'ho preso. Tutte le cose che ho detto per quel maglione, quindi quello bordeaux, valgono per questo, quindi super approved. Arriviamo all'ultimo articolo, ragazzi, che ho scelto e quando ho visto questa tuta. Cioè, allora, avete presente quando voi volete una cosa, però sapete che praticamente la produce solo quel determinato brand e quindi vi dovete rassegnare perché o mettete da parte i soldi oppure non l'avrete né adesso né mai. Io l'ho trovata su questo sito e l'ho presa ovviamente subito perché costa tipo neanche un'unghia di quella originale. E sto parlando di questa tutina un pochino crop che ha questi laccetti in raso, quindi che fanno contrasto con il tessuto di base, anche il cappuccio e ho trovato anche il suo pantalone joggers annesso, cioè è proprio una tuta che io sto adorando, a parte che è di una comodità pazzesca, però questo essendo crop, ragazzi, io vi consiglio la canotta perché io senza canottiera non esco. Sì, siete sportive, ma siete anche al tempo stesso molto chic, molto casual, insomma, sembra che ci tenete appunto al vostro modo di vestire, non è una tuta messa così. Vi ho mostrato tutto il contenuto di queste tre scatole, non ci riesco a credere, mi sarei aspettata un video molto più lungo, però le mie considerazioni sono adesso, primo impatto, pazzesche, vi dico ancora faccio il try on, nel senso che registrerò le clip subito dopo aver concluso questo video, quindi se ho delle considerazioni, ad esempio va un pochino largo, va un pochino stretto, ve le metto sotto nelle clip. In info box trovate tutti i link relativi ai capi che vi ho appena mostrato e se vi piace qualcosa ovviamente qui sotto nei commenti fatemelo sapere, ma soprattutto se acquistate qualcosa fatemelo sapere perché sono sempre stracuriosa e al tempo stesso molto felice che comunque mi consigli e i miei gusti siano concordi con quelli altrui. Spero che questo video vi sia piaciuto, era da un pochino che non facevo un video di shopping haul e spero di avervi dato anche qualche inspo per questo autunno-inverno. Come sempre noi ci vediamo al prossimo video e come sempre io vi mando un grandissimo mega bacio. Ciao!